Venerdì 8 dicembre, prima settimana di Avvento, dal Vangelo secondo Luca. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio, in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole, ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Quando bisogna fare un passo in una casa buia, alla cieca, non sappiamo come muoverci. Cerchiamo punti di appoggio e temiamo di incontrare ostacoli. Spesso ci blocchiamo, perché a nessuno piace l'ignoto. Anzi, non essere a conoscenza di ciò che ci sta intorno e di ciò che ci può accadere ci toglie spesso serenità e ci impedisce di proseguire speditamente. Maria, una giovanissima donna, presa alla sprovvista da una notizia che destabilizzerebbe chiunque, viene assalita umanamente da tanti dubbi e timori. Qualche attimo più tardi, dopo un primo momento di incertezza, c'è una svolta nelle parole di Maria. La presenza dello Spirito di Dio le consente di passare dall'agitazione alla quiete, dall'ansia del futuro alla certezza del presente. Maria prende una decisione, si sbilancia, fa il fatidico passo, ma non un passo nel buio, bensì nella luce, affidando la sua vita a Dio e consegnando nelle sue mani tutto quello che lei non può gestire. Anche lei ha il suo punto di appoggio, la volontà di Dio nella quale si abbandona, lasciandosi accogliere nel modo più bello possibile, dando alla luce il Figlio di Dio. Alta Frequenza è un podcast dell'Azione Cattolica Italiana, realizzato dai giovani per i giovani, per accompagnare quotidianamente la preghiera personale attraverso la meditazione della parola di Dio. Alta Frequenza è prodotto dalla Fondazione Apostolica Mactuositatem. La voce, la sigla, la supervisione del suono e della musica sono di Senape Production.